Quasi 300 milioni per un pacchetto di 90 azioni per combattere lo smog. Tra gli obiettivi, quelli di dimezzare la qualità di PM10, diminuire il traffico del 20% e aumentare gli spostamenti in bici. Dal 2017, ecobonus per la rottamazione dei veicoli commerciali più inquinanti. In arrivo oltre 600 nuovi autobonus, interventi per la mobilità sostenibile ed efficienza energetica di edifici e imprese. La Giunta regionale ha approvato il nuovo piano aria integrato 2020, che inizierà l'iter consiliare in assemblea legislativa entro fine mese. L'obiettivo del piano è far scendere attraverso una serie di azioni mirate dal 64% all'1% la popolazione esposta allo smog. Una delle misure più significative è sicuramente quella dell'ammodernamento dei mezzi pubblici. Parliamo di 600 veicoli, 160 milioni che verranno destinati al ricambio di 600 veicoli meno inquinanti. Parliamo di una nuova misura che introduciamo dal 2017, che è l'incentivo per la rottamazione dei veicoli commerciali leggeri. Daremo un incentivo di 2.500 euro per favorire ovviamente coloro che lavorano nei centri urbani e devono entrare nei centri urbani con mezzi commerciali leggeri. Entro il 2018 poi si vuole raggiungere il 50% di acquisti verdi di beni e servizi. Per l'efficienza energetica degli edifici e delle attività produttive sono previsti fondi per 67 milioni di euro, 53 milioni per la riduzione delle emissioni in agricoltura e 14 milioni per interventi di mobilità sostenibile.